No agli ospedali unici, aveva assicurato in campagna elettorale e ribadito nei giorni scorsi su Fano TV l'assessore ai lavori pubblici con delega all'edilizia sanitaria Francesco Baldelli. E ieri sera è arrivata la conferma con la risoluzione approvata in consiglio regionale grazie ai voti dei partiti di maggioranza e del Movimento 5 Stelle. Stop a tutti i provvedimenti in corso per realizzare nuovi ospedali unici provinciali. L'obiettivo, come precisato nell'atto, è quello di valorizzare una rete ospedaliera diffusa sul territorio. Mai avrei potuto pensare, ha commentato Baldelli, che a solo un mese dall'insediamento le battaglie di decenni a tutela della sanità pubblica e dei nostri ospedali si concretizzassero. Nei giorni scorsi, ricorda l'ex sindaco di Pergola, il presidente Acquaroli e la giunta avevano già dato precise indicazioni al mio assessorato e a quello della sanità di sospendere gli iter procedurali e di redigere un nuovo piano sanitario. Richiesta subito inoltrata, poi ieri l'approvazione a Palazzo Raffaello. È una prima battaglia vinta, ha scritto in un post pubblicato su Facebook. Sfuma quindi anche il project financing, il progetto di finanza per il nuovo presidio di muraglia dell'azienda ospedaliera Marche Nord. Il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, promette battaglia e annuncia un incontro a Roma con il ministro Roberto Speranza. In tutta Italia si ragiona di come aumentare gli investimenti pubblici sulla sanità. E che cosa fa la nuova giunta regionale nelle Marche? Prova a cancellare un investimento da 250 milioni sulla nuova struttura ospedaliera tra Pesaro e Fano, della quale discutiamo da 30 anni. È una cosa inaudita. Noi abbiamo bisogno di rafforzare sicuramente la sanità dell'entroterra, magari attraverso le risorse del MES, ma abbiamo bisogno di un ospedale innovativo, moderno, per tutti i cittadini della provincia di Pesaro Urbino. Perché chi non trova risposta qua non va a Pergola, come qualcuno crede, ma va in Emilia Romagna aumentando la mobilità passiva. Noi daremo battaglia, non accettiamo un atteggiamento anti-Pesaro e anti-provincia di Pesaro Urbino da parte degli eletti nel nostro territorio. Domani sarò al Ministero della Salute e la prossima settimana ho chiesto un incontro urgente al presidente Acquaroli.